Cosa si è sempre creduto? Ecco, vale la pena cominciare da qui. Cosa si è sempre creduto? Si è sempre creduto, esserci sempre creduto che cosa? Che fossero capitoli storici, cioè che raccontassero quello che Dio ha fatto agli inizi, quella che è stata l'origine dell'uomo, quella che è stata l'inizio dell'umanità. I fatti, alcuni, perché tutto sommato sono sette, alcuni fatti dell'inizio dell'umanità. Si è sempre creduto questo. Negli ultimi secoli, dopo che è apparsa l'idea di scienza, perché chiedersi cosa pensavano nel Medioevo è stupido, i che pensavano anche a certe robe, bisogna le idee. Ma dopo Galileo appare la scienza e lì appare che si è sempre creduto che fossero capitoli scientifici. Quindi storici. Cosa è successo? Cosa ha fatto Dio? Scientifici, come è successo quello che Dio ha fatto? Sembra chiara la cosa? Per cui, se la creazione è descritta in un certo modo, vuol dire Dio la creazione l'ha fatta così. Se il peccato originale è descritto in questo modo, vuol dire che la scelta di fondo dell'uomo e la sua caduta è avvenuta così, eccetera, eccetera, eccetera. Se il diluvio è descritto così, vuol dire che è avvenuto così. Sembra chiaro? Questo si è sempre creduto. Soprattutto si è anche sempre creduto che cosa? Che Dio avesse rivelato quei capitoli per farci sapere che c'è stato il peccato originale, che c'è stato un diluvio, che c'è stata una torre di Babele, eccetera. Si è sempre creduto. Prendendo le parole che si leggevano come testimonianza di qualcosa, di fatti avvenuti. Cioè come resoconto storico che Dio ha ispirato a questi autori sacri per farci sapere quel che era successo. Bene, vale. Oh, oddio, che ne ha un altro, eh? Barbara Boucher, che è la più bella moglie del principato. Lei no, perché ormai lei c'ha cuore. Comunque, l'idea di fondo che si è pian piano, a un certo punto, capita per fortuna nostra, è che Dio non può essere più stupido di noi. Siete d'accordo, eh? Ma d'accordo, d'accordo, d'accordo? Bene, facciamo un esempio. C'è un papà, una mamma che hanno un figlio che va a scuola, viene a casa, mangia, poi è un bravo bambino, quindi prende in mano i libri per fare i compiti. Apre e comincia a guardare un po'. Mamma, qui non ci capisco niente! Qual è il modo migliore per la mamma di aiutare il figlio che non capisce a fare il suo compito? Non preoccuparti, te va a giocare che tal fome il compito. Che è mica così? La mamma intelligente cos'è che fa? Se ne ha bisogno, se invece è una roba semplice, ma cosa fa? Si mette vicino a lui e cerca di farlo ragionare così che pian piano capisca dove sta il problemino e poi si faccia lui il suo compito, giusto? Bravo, se non ho capito mai. Quando Dio ha ispirato quegli autori a scrivere quei capitoli, si è comportato come la mamma che dice al bambino te va a giocare che ti ha detto tutto, quanto, ti ha fatto il compito, oppure gli ha messo dentro qualcosa che ha mosso gli engi, per cui lui pian piano, pian piano, pian piano potesse riuscire a cogliere quel che conta. Voi che dite? Quale sarà stato lui? E dire... Cicucici, anche bello. Riuscire a capire quello che conta, riuscire a capire quello che conta, vuol dire sapere come sono andate le cose o cosa c'è stato dietro. Cosa c'è dietro le cose? E il giornale mi ha detto, ha capito perché il Mavis, che l'ha fatto di sé, che l'ha detto di sa, che l'ha fatto di sa, che l'ha spaccato di qua, questo qui, oppure... Che si è scoperto una serie di interessi, per cui chi tendeva di qua, chi tendeva di là.
Ma aiuta di più quello che mi dice semplicemente la cronaca o quello che andando sotto la cronaca mi fa capire quali sono gli interessi in gioco? L'articolo di fondo, giusto? Bravo. Questo è in teoria, diciamo perlomeno. Ecco, cos'è allora quello che conta? È il cosa o il chi o il perché? Il cosa, il come oppure il chi e il perché? È Dio che non è stupido, appunto? Sono d'accordo su questo che non è stupido? E forse si conosce anche un pochino, sa dove possiamo arrivare? Sa benissimo che ci ha dato un cicoto, ci ha dato una testa, col quale riuscire a cogliere pian piano, a presso a poco, per quello che ci può servire, il cosa è stato fatto e il come è stato fatto, che si butta di riaga poter col tocco, con la scienza, con una cosa, l'altra, quell'altra. Cos'è che l'uomo però non ha la capacità di cogliere con la sua testa? Il chi e il perché e se vogliamo anche il valore di una cosa, l'altra, quell'altra. Il valore che hanno poi le varie realtà. E allora si è preoccupato più di aiutare l'uomo a capire il cosa e il come o il chi, il perché e il valore? Guardate che sembra quasi una chiacchieratina così stupida. Ma questa è la chiave di volta di tutto, Per capire questi 11 capitoli, per capire quello che lui vuole farci capire, dobbiamo aver chiaro questo, che di quello che l'uomo è capace di capire con la sua testa, a Dio di rivelarcelo, non gliene fregava niente. Perché ti ho dato il codo, Oprel, ti ho dato i mezzi tecnici per arrivarci, usali. Non ci arriverai oggi, ci arriverai domani, post domani, ma te cerca che tagaria rete. Adesso io moria, si è capito, però pian piano, è vero o no? E invece quello che l'uomo da sempre o si è rifiutato o non è stato capace di capire, e neanche non mi ha capito, altrimenti la nostra storia quotidiana sarebbe diversa, le cronache sarebbero diverse, la situazione del mondo sarebbe diversa e sarebbe meglio, perché comunque non è poi che navighiamo in acque tranquille e serene, è vero o no? Quello che non si è mai o voluto o saputo capire è questo che? Chi, perché, valore. Convinti di essere intelligenti, di essere furbi. Quindi cos'è che dobbiamo cercare? Cos'è che questi capitoli ci vogliono dire soprattutto? Quello che conta, cioè questo. Chi c'è dietro? Perché l'ha fatto? Quali sono i valori che ci sono dentro? Nella realtà che noi viviamo tutti i giorni, nel nostro mondo. E vi accorgerete che questi capitoli così vecchi, così antichi, che parlano di cose così... Vedete la vita di tutti i dei, di tutti i tutti. Ah, c'è qualcuno che ha difficoltà col dialetto? Se mai chiede al vicino di tradurre, eh? Se non è tanto. Traduco io che sono abituata. Ecco, bene. Ecco, questo è importante... E quindi pensate, se noi questa piccola cosa ce l'avessimo abbastanza chiara in testa, pensate che fine fa tutto il dibattito tra fede e scienza. Che rapporto ci può essere tra fede e scienza? Un rapporto bellissimo. Ah, capito? Perché? Perché la scienza ti dice cosa e come. Cosa è successo? Come è successo? Quando è successo? La fede risponde, chi c'è dietro? Perché l'ha fatto? Di quel che ha fatto cos'è che conta davvero? Cos'è che è solo strumento che serve per vivere e basta? Per cui, avendo due campi diversi, non possono scontrarsi. La scienza non potrà mai dire lo scienziato, però la scienza non esiste neanche. Come la fede non esiste neanche. Ti vedo la fede in giro, Walter, a camminare, andare al bar a bere il caffè. È vero o no? Ecco, esistono gli scienziati e esistono i credenti, giusto? Certo, naturalmente, certo. Infatti il credente è colui che vive la fede, è vero o no? Come lo scienziato è colui che studia e applica la scienza. Ma in se stesse non esistono, esistono sempre incarnate in persone concrete. E lo scienziato quindi non potrà mai dirti Dio c'è o non c'è perché io lo vedo qua o non lo vedo là.
Dio è fatto per non essere visto dalla scienza. Sarebbe come quel medico, come quel chirurgo, che prendesse un essere umano, lo mette sul lettino e comincia a tagliarlo per cercare la vita. Quanti tagli dovrà fare in quella pancia lì o in quel torace lì per riuscire a vedere la vita? E poi lo troverà mai, perché la vita è sempre una spanna di là, vedrà organi vivi, vedrà la persona viva, ma la vita, anzi, semmai la tira via la vita, la va a perdere, è vero o no? La vita non la vedi? La vita è la vita, no? Ecco, la vita è che? Tira via questo che è la. No, no, sta buono, è vero o no? Vedi una persona viva, organi vivi che agiscono, che reagiscono, eccetera, ma la vita non la vedi. Così Dio potrei vedere un'intelligenza applicata, potrei vedere una serie di realtà che sono una finalizzata all'altra, cioè una che aiuta l'altra, che porta all'altra e all'altra, con un progetto. Ma Dio, la scienza non potrà dirti mai. Lo stesso, il credente, in base alla sua fede, potrà mai sapere e dire Dio le cose le ha fatte così? No, perché il suo compito è quello di capire quel che Dio ha fatto, cogliere il significato e viverlo. È vero o no? Ma come sono andate le cose, sia sul piano scientifico sia sul piano storico, quello tocca alla scienza, se mai dirlo. Certo, a me, quando l'avevo visto a suo tempo e quando ho risentito parlare pochi anni fa, da uno che l'aveva vissuto quell'affare lì, a me era piaciuto moltissimo quel Tazebau, quindi un manifesto murale, attaccato ai muri del Politecnico di Milano negli anni 68-69, gli anni della contestazione globale, no? Che diceva, cominciava. E Dio disse, e in fondo c'era, e la luce fu, e in mezzo c'erano le equazioni di Maxwell. Maxwell è quello scienziato che ha studiato il fenomeno della luce, e l'ha espresso in formule matematiche, in equazioni. Bellissimo. Dio disse, le equazioni di Maxwell, la luce fu. Che la parola di Dio cos'è? Aver messo in atto quel complesso di operazioni che questo scienziato Maxwell ha individuato e messo nero su bianco attraverso le sue equazioni matematiche. E la luce viene da lì. Senza quelle equazioni lì non c'è luce. Bellissimo come intuizione. C'è la luce, la mia parola luce. La luce è un fenomeno, è un fatto elettromagnetico. Allora metti in campo le forze elettromagnetiche, le varie formule in base alle quali una cosa interagisce con l'altra, eccetera, e alla fine salta fuori la luce. Bellissimo come intuizione. Dio ha creato mettendo in pratica matematica e fisica e chimica. E le ha inventate lui. Se è lui l'autore del mondo, è lui che ha pensato. La fantasia di Dio che ha inventato chi la vuole. A noi tocca con lo scienziato che coglie la realtà e cerca di esprimerla con quei mezzi che ha a disposizione per poterla ripetere, oltretutto. Come farebbero a fare una centrale elettrica senza le equazioni di Maxwell? Non è possibile. Per cui il compito della scienza è cosa, dove, come, quando? Le domande della scienza. E lo storico? Chi? Quale personaggio? Quale gruppo? Quando, con quali esiti, no? Causa e effetto, la storia, la fede, ma chi dietro tutto questo? Perché? È chiaro? Questo per chiarire un po'.